Che giornata! Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Subito veloce, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivando la campanella e le notifiche perché non arrivano le notifiche di YouTube. Sta impazzendo, quindi supportatemi tantissimo e lasciate un like perché anche quello aiuta tanto. Detto ciò, oggi sono qua con voi perché oggi è giornata di sala operatoria. In realtà è stata tutta una trafila particolare con i miei colleghi, nel senso che no, io ero di ecografia, ma ci tenevo a lavarmi in sala operatoria ad una isterectomia laparoscopica. Quindi, dopo 3 ore di contrattazione con un cambio, ce l'ho fatta. Quindi oggi andiamo in sala anche. Yeah. 20 minutes later. Intervento finito. Fammi il colpo. È già finito l'operatorio. Sì. Stancante. Bello. Allora, l'intervento è finito. Adesso sto andando in eco per fare ecografia. Mattinata impegnativa. Che noia, ho appena scoperto che devo andare a fare un eco COVID. Una morfologica COVID, uffa. Allora, poi alla fine sono finito a lavarmi ad un altro intervento, quindi vabbè, non lo so. Mi sono andato ad un altro intervento, figo. Era una PID, quindi una malattia pelvica infiammatoria con un po' di varie cose bruttine, diciamo, però mi ha fatto solo la salpingazione. Ho scritto verbale con la collega specializzata più piccola. Adesso vado a vedermi l'intervento di stamattina, come sta? Sono uscito dall'ospedale e sono scendato sul mio carro per fare la spesa, ma volevo il pollo e non ci sta il pollo. Allora hanno messo il pollo. Prendo una porzione di vitello. Spesa fatta. Vediamo cosa ho comprato. Allora, del pane di segale che non può mai mancare in casa mia, perché ovviamente se c'ho fame è una cosa veloce, non ho voglia di cucinare pane di segale. Lo stesso per il pancarré. Ovviamente il pancarré non è uno degli alimenti migliori, ma è comunque buono come valori nutrizionali. E quindi in quei casi in cui voglio farmi qualcosa di diverso, va al pancarré. Poi, queste qua che sono la mia colazione ormai da un bel po' di mesi, che le faccio con le fette biscottate integrali, ottimi, ve li straconsiglio. Questi gnocchi asiago, DOP e funghi porcini, stra buoni, l'ho fatto l'altro giorno col sugo, erano eccezionali, con ottimi magros, guardate qua, pochissimi grassi, 3 grammi di grassi, quindi top. Poi, della carne rossa ho preso questa qua che è bovino adulto, filetto, buono, lo farò oggi, è una tagliata. Poi ho preso, beh, del ketchup, ho preso della frutta perché non può mai mancare, altri gnocchi, questi classici, una bresaola, le uova, queste qua ho preso allevate all'aperto. È importante quando voi scegliete il tipo di uovo perché molte volte anche quelle allevate a terra potrebbero avere qualche piccolo, cioè nel senso le gabbie sono messe a terra. Poi per farmi uno schifo, perché se avevo voglia mi mangio una pizzetta di queste. Mi dovete perdonare, ma mi sono, dopo che avevo mangiato, che poi non vi ho detto cosa ho mangiato, non ve l'ho vloggato cosa ho mangiato, sono uno scemo. Vabbè, mi sono fatto del vitello semplicemente con un po' di pancarré e del pane di segale, mi sono messo sul divano e sono crollato perché comunque mi sono svegliato presto, è stata una mattinata impegnativa tra sala operatoria, praticamente sala operatoria questa mattina, quindi sono molto stanco. Ma adesso sto vloggando, cioè sto montando il video che uscirà, voi lo vedete domani, io non lo so quando, vabbè, avete allora, sono le 18:22, ho finito adesso di montare il vlog di domani. 8 minuti molto molto belli, spero che vi piacciono, anche se YouTube sta dando problemi in quest'ultimo periodo, proprio ne parlavo in quel video dicendo ma scusami YouTube perché queste basse visualizzazioni, non so se sono io o YouTube che è impazzito. Detto ciò, andiamo ad esportarlo perché io utilizzo ormai compressor in 4K HDR, quindi se avete un televisore figo, dei, vabbè, poi ci vediamo, insomma lo pensiamo domani, vedete infatti queste sono le impostazioni, sono EVC 10 bit HLG Dolby Vision 4K. Che poi non capisco se questi video in compresso sono più leggeri degli altri formati. Vabbè, vai. Vale.
niente a letto. Allenamenti leggeri dove trovarli? Cioè mi sto spaccando perché sto facendo 6 o 7 serie belle pesanti, tra l'85 e il 92,5% del mio massimale di stacco, mentre stacco o stacco rumeno, vabbè, in jump set con military, anche questo 85, 92,5% del mio massimale. Praticamente io vado da un minuto e mezzo tra questo e questo e un minuto tra questo e questo. È veramente demolitivo, raga, cioè non avete idea, però va bene. Mi sto sgonfiando, uffa. Molto pesante, sto proprio morendo, però vabbè, è normale che non è che possiamo fare miracoli. Vabbè, ci sta, contento, soddisfatto. Io amo questo tipo di allenamenti con tanto peso e tanto carico perché odio quelli leggeri, o soprattutto quello con altre ripetizioni mi parte il cuore, non mi piace. Preferisco spingere, sentire il peso, lavoro molto meglio. Non so voi come la pensate, ma io lavoro molto meglio. Pesante anche questo esercizio, che sono, questo è il 70%, sono 187 kg, sarebbe il 70% del mio massimale, che è 125, ma credo che sia aumentato di poco perché vengono veramente, veramente easy. Stesso qua in jump set, io volevo tutto in jump set in questo modo, che è pesante per il freddo cardiovascolare, ma sulle singole serie mi piace perché riesco a spingere la massima forza, quindi mi trovo molto bene. Ovviamente è personalizzato su di me, però ci sta. Tornato a casa, ho appena pubblicato un post sulla mia pagina Instagram, Peppo893, se non mi seguite male, ma è proprio un bel post sul mio amore per la chirurgia, sugli interventi di oggi, cioè veramente. Quando vai in sala così felice, dici proprio che quello è il tuo mondo, ed è una cosa veramente molto molto bella, ti rende molto felice, quindi ho pubblicato un post di felicità. Comunque sono soddisfatto dell'allenamento, la forza ancora ce l'ho, la resistenza pure, non sono morto anche se ho switchato dai carbo ai grassi e ho abbassato un po' le calorie. Top. Finalmente è arrivato il momento di cena. Allora mi faccio 350 grammi di gnocchi, perché avevo 120 grammi di carbo. Questi qua sono ottimi, ragazzi. Alla fine venite a dire che gli gnocchi non è un alimento sano, perché lo è, perché alla fine, ho questo che succede, non me ne frega. Gli gnocchi sono farina e patate, quindi voglio dire acqua e farina di gnocchi, amido, quindi alla fine è un alimento abbastanza clean. Con questo ragù alla bolognese 200 grammi, non lo faccio tutto, emiliani, non mi volete male, lo so, scusatemi, pure io sono mezzo emiliano, ma necessità virtù, e quindi volevo questo qua, quindi però che pure aperto, speriamo che è ancora buono. 200 grammi di questo più questa 270 grammi di tagliata e 5 grammi d'olio. Gli gnocchi sono pronti, il sugo si sta facendo, si sta riscaldando, quindi adesso butto gli gnocchi qua dentro e aspetto che si finiscano di cucinare. Ed ecco il risultato finale, abbiamo 5 grammi d'olio, 350 grammi di gnocchi, 200 grammi di ragù, più ho aggiunto 100 grammi di passata di pomodoro e via. Top quality, e poi vi faccio la carne.